Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Clash Royale. Oggi andiamo a fare tre partite con questo deck con Minatore, Principessa e il Cavalcatore di Cinghiali. Allora, intanto apriamoci questi due scrigni qua e vediamo un po'. Ok, niente. Poi abbiamo quest'altro. Poi cannoni inutili. Abbiamo anche un baule gigante. 2000 d'oro, buono, uno specchio, torre inutile e una marea di questi spiritelli di ghiaccio che sono appena usciti. Io non uso nessuna delle carte che sono appena uscite, anche perché l'unica che mi è uscita sono gli spiritelli che non li vado neanche a migliorare adesso, mi tengo loro e per il resto ancora mi escono. Allora, andiamoci a fare subito tre partite e vediamo un po' di salire un po' di ranking qui. Allora, non ci escono carte buone per partire. Però vediamo cosa fa lui. Ok, facciamo così e basta. Poi facciamo di questo, così intercettiamo anche gli sgherri. Poi partiamo con minatore e questi qui. Vediamo un po'. Ok, la Fireball. Ok, ha usato 6 di mana di Elisir per tirarmi giù quelli. Va bene. Allora, adesso mettiamo il cavalcatore un po' più dietro con questi. Così teniamo la scarica. Ok, va bene. Neanche la usiamo. Va bene così. Va bene così. Mettiamo principessa e vediamo un po'. Ok, ha fatto un attacco davvero pessimo il nostro amico e quindi direi di approfittarne subito con... Aspettiamo un attimo che principessa, però gli buttiamo minatore perché abbiamo l'elisir pieno qui. Ok, va bene. Ce la dovrebbe anche fare principessa, intanto mettiamo loro dietro, pronti col cavalcatore. Ok, perfetto. Qui la usiamo, sperando che fa in tempo. Ottimo, perfetto. E una ce la siamo fatta, lui ci ha fatto finora pochissimo danno. Ok, abbiamo pronti loro. Questo deck è ottimo perché davvero ha la soluzione a ogni problema. Mettiamo anche questo, gli sgherri e questi. Forse abbiamo sceso un po' troppe cose. Però lui tira queste fireball a casaccio e gli faremo davvero malissimo. Ok, abbiamo principessa e la scossa. Perfetto. E ora gli tiriamo questo, questo. E perché no, questi li mettiamo di qua. Anti-fireball. Va benissimo, ce ne siamo presi due. Ora mettiamo una bella principessa qua. Lui tipo si è arreso, non ce la fa più e quindi noi... Gli distruggiamo anche l'ultima torre, ragazzi. Rage quittata. Va bene così. Troppo dominata questa partita. Allora, andiamocene a fare un'altra. Intanto siamo anche risaliti qualche trofeo. Allora, il solito partiamo con Minatore un po' più dietro, così hanno il tempo di uscire gli sgherri. E vediamo un po' che cosa fa lui. Ok. Va bene, qualche danno gliel'abbiamo fatto. Scendiamo principessa tipo qua. E loro qui. Va bene, perché comunque va bene. Ok, ora mettiamo loro qui. E se la dovrebbero riuscire a cavare. Poi mettiamo dietro lui. Mettiamo dietro lui e vediamo un po' così. Rubiamo un altro un paio di hit. Un'altra almeno va bene. Gli abbiamo fatto sprecare un po' di mana. Ok, allora. Siamo in leggero vantaggio, non di troppo, di un po'. Quel tanto che ci farà fare Minatore, Sgherri, Principessa out.
Ok, vediamo un po'. Ottimo ingaggio la principessa, perfetto, va benissimo, benissimo. Allora, arrivano loro, quindi vediamo se riusciamo a metterli tutti in un'unica fireball. Sì, ce la facciamo. Perfetto, ora mettiamo loro qui. Ci siamo presi qualche hit, ma facendo così limitiamo di parecchio, parecchio i danni. E ora vai cavalcatore. Porta a termine la missione. Ha usato quel poco di elisir che si era messo da parte per fare quel fulmine ed è scoperto. Perfetto, ci siamo presi anche questa. Manca un minutino e quindi abbiamo giusto giusto il tempo per fargli credere di poterci attaccare e andarci a prendere subito subito l'altra torre. Allora, lui ha principessa, lo distraiamo, gli distraiamo questa valchiria e stun. Poi una principessa qui. Poi abbiamo loro che li mettiamo qui come distrazione. Mettiamo anche gli sgherri. A questo punto vale la pena difendere gli ultimi 25 secondi senza provarsi ad andare a prendere quell'altra torre, inutile. Quindi teniamo la fireball, va bene. Abbiamo il minatore più scossa. Mettiamo gli sgherri, mettiamo... Vabbè, li ho messi malissimo quelli inutili, però va bene così. E ci siamo presi anche questa. Questo deck funziona bene comunque, devo dire... È una bella creazione, nonostante questo periodo non sto giocando proprio tantissimo. Comunque... Facciamoci l'ultima partita e vediamo un po'. Allora, ottimo, abbiamo di nuovo il minatore. Vediamo se caccia un estrattore. Glielo proviamo a fare fuori subito. Non caccia l'estrattore. Allora, noi gli mettiamo loro qui e facciamo un attacco dall'altra parte. E allora, te li blocco anch'io. Noi riusciamo sicuramente a fare più danno di quanto ce ne ha fatto lui. E, facciamo così. Va bene. Se fa in tempo. Peccato, se faceva in tempo minatore riuscivamo a fare anche un bel counter push, ma per pochissimo non ci siamo riusciti. Va bene. Allora, lasciamo principessa così sperando che riesca a tirare una hit. Va benissimo. Allora, poi ci prendiamo qualche colpo qui, ma andiamo ad attaccare violentissimi così. Con scarica pronta. Ah, peccato, ci è andato un po' a male questo attacco perché ha questo maledetto cannone. Allora, facciamo quindi così. E così. Così comunque verranno distratti un po' tutti. Prenderemo sicuramente qualche hit questa volta. Però proviamo a andare a contropushare da quest'altra parte. Allora. Vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo un po', facciamo così. Perfetto, la torre ce la siamo presa. Lui anche si riuscirà sicuramente a prendere quella di destra, quindi andiamoci subito a caricare per sfondargli anche quella di sinistra. Che lui è anche in vantaggio perché mi ha quasi fatto mezza torre sinistra. Allora, facciamo così. Così. E così. Poi mettiamo anche gli sgherri. Così il suo attacco non funziona. Lui è fermamente convinto di riuscirsi a prendere quella torre a destra negli ultimi 40 secondi. Quindi quasi quasi ci sarebbe da impedirgli. Ah, vabbè, impossibile impedirglielo. Perché comunque se la riesce a prendere. E quasi quasi questa la rischiamo anche di perdere. Proviamo, proviamo. A meno punti la torre principale. A questo punto ci proviamo a fare quella. Facciamo così. Allora. Facciamo così. È un sudden death davvero cattivo, ragazzi, perché qui si perde. Qui si perde. Allora, allora.
Proviamo. Dai, ragazzi, questa è persa, quindi diamo il tutto per tutto così. Il tutto per tutto così. Ah, oh, questi cazzo di cannoni. E niente, ragazzi, niente. Se l'è presa. Vabbè. Ci può stare, ci può stare. Ci può stare. Siamo partiti un pochino male. Vabbè. Rimanete anche collegati qui sul canale perché nei prossimi giorni ho in mente di fare anche un torneo da 50 o da 80 persone e vi annuncerò nel prossimo video quando si farà e rilascerò la password del torneo e l'hashtag su Instagram. Quindi seguitemi su Instagram per quel giorno che rilascerò la password del torneo che faremo qui sul canale e sicuramente lo porterò in un video. E per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like, un saluto a tutti da Snowkills e ci vediamo nel prossimo video.